State ascoltando il meglio di AQPP su M2O. Siamo in diretta su M2O, qualcuno piace presto, è arrivato anche il momento di un giornalista d'inchiesta che possiamo dire. Giornalista delle inchieste. Il giornalista delle inchieste. Sì, solo lui ormai, fa tutto lui su tutti i canali del mondo. Cari AQPPini, ci colleghiamo con Salvo Sottile. Amici di Menne 2O. No, Menne, Salvo. M2O. Ben ritrovati al nuovatissimo grado, il programma che finisce dove gli altri iniziano. Ma guardi che si dice il contrario, semmai. Dunque avete sentito Echini e Vod Ilg Irtla Onaizini. No, si dice il contrario, non al contrario. Oggi parleremo di uno scabroso caso dei soldi falsi che il sindaco di Napoli, De Magistribus, vorrebbe utilizzare come soldi veri per combattere la falsificamizzazione, la falsificazione. È una bella idea il Napoli, la nuova moneta napoletana, no? Sì, assolutamente. Una bella idea del cazzo. No! Questo avrebbero detto, usiamo il condizionale, i risti Castella Mare di Stabio. Di Stabia, comunque se lo dicono loro ci crediamo, ecco. Come saprete, questa moneta partenopea e partenonso starebbe creando grossissimi problemi in tutti i negozi, le bancarelle e pure ai tavolini delle tre campanelle nella metropolitana. E addirittura. Sì, e questo purtroppo lo posso testimoniare a mie spese perché mi hanno ingulato 400 napo. Ah, la facevamo più intelligente, sai. E lo so, cari amici, me lo dice anche mia moglie. Salutiamo anche Sara Varetta di Sky. Sì, ebbene, amici vicini e lontani, morti e vivi, che solo ora vi siete collegati con noi, noi di novantesimo grado vi facciamo ora sentire un reportaggio clamoroso realizzato dal nostro super inviato Struzzese Tosi in quel di Napoli, per capire se la gente ha capito che cosa sono i napo e a che cosa servono. Vai regia! Comunque Sturlese. Ciao Salvo, siamo nel pieno centro di Napoli dove vogliamo capire se i cittadini sono pronti a questa nuova rivoluzione monetaria. Ecco, ma sentiamo subito qualche testimonianza raccolta pochi minuti fa. Così, buon uomo, cosa ne pensa della nuova moneta napoletana? Ma numero in bocca, ha spiegato anche tanti problemi. Buongiorno signora, ha già usato il napo? Già da non, ma va fa il culo, io non mi drogo, hai capito? Vai a spacciare in coppa sorra. Scusate ragazzi, se vi faccio vedere questi 100 napo, cosa mi sapete dire? No, tu si scema proprio! Acchiappito, via, acchiappito, così non mi apposta, da Napoli è tutto e la linea allo studio. Napoli mille colore. Era Baghdad. Ma porca troia, cioè, vado all'ospedale o vado alla polizia? Mi hanno inculato i soldi, ma mi esce il sangue dal naso, mi fa male la milza. Napoli a voce re creatura. Bene. Dunque avete sentito, i napoletani l'hanno presa benissimo, come se nulla fosse cambiato. Salvo infatti deve cambiare inviati. Ma chiudiamo in bruttezza. Si dice in bellezza, dai. Ma devo parlare con la Palombelli. Ecco, allora ha ragione lei in bruttezza. Sì, così. Ecco, che cosa ne pensa la nostra opinionista Barbara Palombrelli a tal proposito? No! Lo sapevo, guarda. Non è possibile. Bene. Ma chi era Peppa Pig? Allora con questo contributo fascinoso eppure fascinoso io vi saluto e vi do appuntamento alla prossima puntata di novantesimo grado, l'unico programma che le notizie non solo le dà ma le mette ad angolo retto e senza ginocchiere, insomma piegate così. Vabbè, basta questa storia, abbiamo capito. Ciao Salvo! Cioè, autore, è chiaro che novantesimo grado, cioè 90 gradi a pecora, no? Ciao Salvo! M2O.